Sinceramente, ragazzi, mi vergogno della prestazione, mi vergogno letteralmente. Poi qualcuno mi darà del pazzo, ma io non sono come i milanisti che guardano il risultato e vanno in giro con i bandieroni. Mi dispiace, sportivamente parlando, l'abbiamo portata a casa, ma non la meritavamo, assolutissimamente. Io ho visto un Napoli che ci ha fatto vedere i sorci verdi e per gran parte della metà del primo tempo, poi siamo riusciti un po' a rimediare, e nel secondo tempo, sempre e soprattutto quando addirittura sono rimasti in 10. Perciò, ragazzi, arbitraggio scandaloso, a favore del Milan, perché per me il Napoli è stato penalizzato, ma non sono folle e non lo dico per chissà che cosa, perché adesso ve lo spiego benissimo le motivazioni, le mie motivazioni, il perché dico queste cose qua. Non dico per comprarmi nessuno, ragazzi, poi vedete voi come lo volete pensare. Belli siete, ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, bentornati qua sul canale dal vostro amico Nech, nella casa del pane balun. Vi invito subito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, fatelo, è importante, non costa nulla. Iscrivetevi, attivate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti e mettete un bel mi piace al video se vi va, ragazzi. Magari siete anche incazzati e non mettete. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con la mia opinione. E soprattutto, prima di incominciare, dai, scaricate l'app di OneFootball. Resettiamo, tranquillizziamoci un po' tutti. Scaricate l'app che è gratuita, non costa nulla. Vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi. Tutto quanto, gli highlights di Serie A, di Serie B, calcio in streaming. Potete personalizzarla. Tutto sul calciomercato. Veramente è completa in tutto e per tutto. Perciò correte sotto il link in descrizione a scaricarla, perché bella è l'app di OneFootball. Dai, ragazzi, lo so. Io sinceramente, per me è stata una bruttissima partita. Mi aspettavo decisamente una partita migliore da parte del Milan per poterla rendere bella da ambo le parti. Perché poi io, ragazzi, sinceramente, io ho visto una squadra che ha voluto giocare a calcio e che ha cercato di mettere subito i puntini sulle i. E quello è stato il Napoli. Perché i primi 20 minuti, ragazzi, noi non ci abbiamo capito nulla. Non ci abbiamo proprio capito assolutissimamente nulla della partita di stasera. Veramente. E ci può stare, no? A Napoli magari arrabbiato, l'aveva preparata bene, ancora arrabbiato per il 4-0 di 10 giorni fa. Posso anche capire, diciamo, un inizio un po' così e così, e dove il Napoli ti prende alla sprovvista e tu rimani un pochettino così. Però poi dopo, quando inizi a prendere le misure, dopo che hai fatto quella bella azione con Leao dove si sbaglia il gol, che esce di fuori poco, e lì il Napoli un pizzico magari, non dico che si è spaventato, però diciamo, ha iniziato a indietreggiare un po', no? Perché giustamente, effettivamente, il Napoli stava veramente facendo la partita ed erano tutti in avanti, pressavano alti e noi non riuscivamo a uscire con due passaggi di fila dalla nostra metà campo. Dovevamo lanciare la palla lunga, che erano tutte palle perse. Perciò veramente il Napoli stava giocando molto alto. Dopo quell'azione in ripartenza si è un po' spaventato e indietreggiato. Ecco, tu sei riuscito lì poi con quell'azione a far cambiare un pizzico l'inerzia della partita, non del tutto, un pizzico. Se è un pochettino, è un pochettino andato in stand-by la partita, un pochettino un po' più equilibrata, poi è uscito il gol del Milan, anche lì su una mezza ripartenza, perché dobbiamo dirlo, è una ripartenza anche quello, però fa un gran gesto tecnico Brahim Diaz, che va via a due persone, e poi lì si crea la superiorità numerica e arriva il gol, non voglio dire meritato, perché in realtà non lo è. Però ci sta, e per l'amor di Dio ci sta. E lì, ragazzi, lì io mi aspetto che il Milan esca fuori, che poi magari in un certo qual modo l'ho anche fatto, perché poi sul finale addirittura prende anche la traversa su calcio d'angolo. Cioè, ragazzi, io non come oggi, non mi è mai capitato di raccogliere veramente di più di quello che abbiamo creato, perché sostanzialmente, veramente, ragazzi, diciamo che abbiamo fatto il gol. Sì, l'abbiamo meritato, perché poi comunque ci può stare in due azioni meritarlo, ma l'avrebbe meritato anche il Napoli, sostanzialmente. Perciò noi abbiamo raccolto un po' di più. Ci può stare, capita a volte il contrario, oggi è capitata così. Finisce il primo tempo e, ragazzi, mi aspetto un'altra partita, però dai, ragazzi, mi aspetto un'altra partita, perché tu lì devi colpire, lì sei in vantaggio 1-0 psicologicamente, sei dentro il tuo stadio, arrivi dalla vittoria di 10 giorni fa, passi in vantaggio, rischi di chiuderlo su 2-0. Io voglio un secondo tempo diverso.
Ragazzi, abbiamo iniziato il secondo tempo uguale identico al primo. I primi 20 minuti non l'abbiamo vista mai. Non l'abbiamo vista mai, ragazzi. E se vogliamo parlare anche degli episodi arbitrali, ci butta bene. Perché è vero che magari la doppia ammonizione Sanghissà ci sta, perché è netta, ragazzi. Fa due falli da ammonizione, ci può stare. Però come è stato così fiscale su Sanghissà, avrebbe dovuto esserlo su Krunic. Krunic non è stato mai ammonito. Cioè, ragazzi, l'arbitro veramente, secondo me, nelle scelte mezze e mezze, l'ha penalizzato un pochettino il Napoli. A me non è piaciuto l'arbitraggio a livello di partita. Io devo essere sincero, poi non è che dico che era milanista, è un arbitro straniero, non penso manco che fosse milanista, cioè adesso al di là delle battute. Però non mi è piaciuto perché quello poi crea nervosismo nei giocatori, soprattutto di chi subisce, anche Kim, dove lì gli fischia il fallo, che magari ci può anche stare o magari no, però ha una brutta reazione, è riuscito a stare attento tutta la partita perché era diffidato e poi si fa ammonire per una protesta che l'arbitro la induce perché è irritante, perché gliela date tutte conto. Bisogna ammetterlo, ragazzi. Io veramente, ma lo dico perché è quello che ho visto in campo. Se fossi stato in un tifoso del Napoli oggi ero blu, adesso sono già bordeaux perché sto parlando veloce. Ero blu dal nervoso, diventavo verde come Hulk. Eh sì, perché ti innervosisce, la situazione è innervosito, devo essere sincero. Poi, ragazzi, secondo tempo 20 minuti non l'abbiamo vista mai. Poi siamo riusciti a. E poi, ragazzi, arriva l'espulsione. Ho detto va bene. E poi la porti a casa. Oh, i 15 minuti più 5 di recupero, cioè gli ultimi 20 minuti finali. È stato solo Napoli in 10 contro 11. Ma non a tenere palla per cercare di portare a casa l'1-0. Avanti per pareggiare, ma questa è una mentalità pazzesca. E noi ci siamo cagati nelle mutande, ragazzi, bisogna dirlo. Noi in 20 minuti, 10 contro 11, non siamo stati in grado di fare un'azione degna di questo, no, no, di questo nome. Non siamo stati in grado. Lì devi colpire, devi finirlo l'avversario, sportivamente parlando. Invece no, è stato l'avversario a voler cercare il pareggio. Ragazzi, sinceramente, io avevo pronosticato un 1-1 e sarebbe stato forse il risultato più giusto per come è andata la partita, e forse sarebbe rimasto anche stretto al Napoli, diciamocela tutta, ci è andata bene, e questo 1-0 non deve far gioire i milanisti, perché tra una settimana lì c'è, al di là delle mancanze, c'è, non è, perché se tu scendi in campo così non si può. I cambi sono stati totalmente sbagliati. Non ho capito perché in 10 contro 11 cambiamo il modulo e anziché giocare col nostro modulo snaturiamo la squadra e giochiamo con Rebic al posto di Diaz e diventa un 4-2-4. Ma che roba è? Ma quando mai l'abbiamo fatto? Rebic calpestava i piedi a Giroud, non si poteva vedere. Saelemaekers che pensava di poter fare il gol che ha fatto il 4-0 a Napoli. Ragazzi, tutto errato, sinceramente, tutto quanto. Non mi è piaciuto nulla, non mi è piaciuto nulla di questa partita. Non sono neanche, non riesco neanche a gioire per l'1-0 perché. Se fosse stata la partita del passaggio del turno, ancora, dice vabbè, è andata male, però l'hai portata. Ma non riesco a gioire perché c'è un'altra. E questo è il primo tempo. Sinceramente, ogni partita poi a sé vedremo tra una settimana. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto il Milan. Poi sicuramente sarò controcorrente, sentiremo tutti i grandi opinionisti dire la loro. A me non mi è piaciuto il Milan e ho visto un Napoli nella testa decisamente meglio. La cosa che ci salva è che il Napoli forse è un po' psicologico, no, fisicamente forse un po' indietro, anche se poi devo essere sincero, l'ho visto correre abbastanza nel primo e nel secondo tempo, però forse qualcosina mancava l'attaccante, ma nella testa, ragazzi, hanno una mentalità propositiva pazzesca e ce lo hanno dimostrato, e oggi meritavano letteralmente quantomeno di non perdere la partita, perché il Napoli secondo me è stato veramente superiore, lo sapevamo già. Lo ha dimostrato in tutto il campionato. Il 4-0 di una settimana fa è un 4-0 che mi ha fatto rimanere contento, però insomma non è veritiero. Si è visto adesso, insomma, realmente poi il Milan l'ha portata a casa e va bene, però sinceramente non sono proprio convinto di questa grande prestazione. Poi ragazzi, vedete voi, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se sono un pazzo o no, ma sinceramente non sono contento della partita del Milan e oggi non riesco neanche a guardare il risultato come una cosa positiva. Lo è, perché lo è, 1-0
è comunque positivo, ma non riesco perché la prestazione non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Vabbè, belli siete, dai ragazzi, vi auguro una buonanotte a tutti, ci vediamo domani e me la riguarderò, poi magari nell'euforia ho detto qualche stupidaggine, me la riguarderò, vedrò un po'. Un abbraccio di cuore a tutti, ciao ciao!